Questi sono i nostri strumenti, gli strumenti di un'associazione di consumatori che vuole mettere in evidenza quello che succede e come effettivamente ci siano delle situazioni a danno dei passeggeri dei treni che sono gravissimi quotidianamente e seppur si verifichino quotidianamente, l'attenzione della pubblica opinione è totalmente inesistente. Quindi noi ci domandiamo come sia possibile che un treno possa rimanere bloccato, le persone non possano né salire né scendere per alcune ore. È una vicenda che ci riempie di amarezza e di preoccupazione perché non sappiamo quanto i politici identifichino nella loro esistenza, quello che ai pendolari succede quotidianamente, il ritardo, il freddo dentro la carrozza, la sporcizia, la mancanza di posti a sedere, a rimanere chiusi su un treno per ore, è un disagio che deve essere empatizzato da parte di chi gestisce un'azienda come il trasporto pubblico o di chi, svolgendo un ruolo politico, ha il potere di creare i presupposti per migliorare il sistema. Noi crediamo che ci sia una grossa spaccatura tra il pendolare, la società civile, i consumatori utenti e coloro che gestiscono la cosa pubblica, cioè coloro che noi abbiamo delegato a gestire i treni, che abbiamo delegato a gestire la pubblica amministrazione. Ecco, bisogna far sì che questa pubblica amministrazione che noi paghiamo e che abbiamo deciso di delegare a determinate persone il loro funzionamento funzioni effettivamente. Per questo abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché casi di questo tipo non possono essere considerati come un uovo che esce dal frigorifero e ci scappa di mano e si rompe per terra e allora puliamo e buttiamo via l'uovo, ma fatti gravi in cui i cittadini rimangono coinvolti per ore di disagio, per ore di fastidio, per ore di tempo buttato via perché i treni arrivano in ritardo, perché delle persone rimangono chiuse dentro un treno.